chiamo Roberto Giolito, sono a capo di FCA Heritage, la nuova divisione del patrimonio, e soprattutto si occupa della diffusione e della cultura dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth e il loro valore storico. Mi occupo di manifestazioni, di presenze ai saloni dedicati e per 27 anni ho svolto l'attività di designer nel gruppo Fiat, progettando vetture di ogni taglia e dedicate, riferite a molti paesi del mondo. La mia passione per le auto nasce con l'infanzia, con tutta l'attività e la vicinanza di mio papà per me e per mio fratello, di farci apprendere i rudimenti del disegno, soprattutto in prospettiva. Non era sicuramente un disegnatore eccelso, ma non tollerava che si disegnasse in maniera piatta e quindi ogni cosa andava disegnata in prospettiva con un chiaroscuro adeguato. Uno dei primi soggetti fu proprio la Topolino da iniziare a disegnare in prospettiva e quindi su questo facevo i miei scoop alle elementari, dimostrando di saper vedere in 3D e non in 2D. La Downtown è la vettura che ha anticipato un package, una dimensione di layout e di forma realmente in anticipo con quello che è avvenuto successivamente con la Smart e con altre vetture compatte come la Toyota IQ. In poche parole prevedeva in una lunghezza di 2,5 metri, una grande abitabilità. Noi l'avevamo pensata per una guida centrale e con due passeggeri che non stavano seduti dietro ma a fianco, leggermente arretrati. Quindi il motto era nessuno dietro, una guida centrale, perché su una vettura così piccola ci avrebbe risolto il problema della guida a sinistra o a destra, il completo controllo della vettura e addirittura delle portiere che con una cerniera parallelogramma facevano aprire la porta in maniera traslante, quindi anche liberando il pavimento dell'auto di una porzione di questo. Quindi si poteva mettere il piede a terra senza doversi trascinare verso l'uscita. Questo lo considero proprio un design esperienziale, un design di innovazione, perché fa sì che l'automobile evolva proprio sui temi base, che sono l'accessibilità, che sono l'uso esteso anche a chi ha difficoltà a entrare in un'automobile o a mettersi appunto al volante in posizione centrale, che richiede sempre qualche manovra costretta. Quindi era un progetto molto innovativo, considerando anche che le batterie usate all'epoca erano di grande efficienza e i motori erano sistemati nelle ruote, quindi quello che oggi è un po' un trend che si sta attuando con le vetture ibride, insomma, di tenere il baricentro dei pesi e quindi del veicolo intero sempre spostato molto verso il basso. Fu realizzata in 2 esemplari e fu anche presentata al Salone di Ginevra come una delle proposte plausibili di City Car, che poi non furono mai prodotte. La Zic fu una seconda vettura elettrica che progettai con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Centro Ricerche Fiat. In realtà era un progetto legato proprio all'affinamento delle costruzioni dei sistemi produttivi di un'auto, quindi per me fu un affacciarsi al tema dell'assenza di stampaggi impegnativi per le scocche. In poche parole, la Zic, Zero Impact Car, ma il nome ci piaceva e basta, quindi al di là del suo significato, era una vettura elettrica zero emission con una struttura di space frame fatta con estrusi e quindi con tubi estrusi e piegati. Aveva dei bellissimi raccordi in pressofusione che erano quasi più belli della pelle che avevo disegnato io, e in realtà promosse il concetto appunto di una vettura a 4 posti con una plancia sistemata nel tunnel centrale. E la cosa molto interessante è che il pacco batteria era accessibile dal sottovettura e già alludeva a un sistema di scambio di batterie, scariche e cariche, non uscendo dalla macchina ma semplicemente posizionandosi su delle buche per poter intercambiare batterie anche in città per fare un rifornimento istantaneo. La Fiat Multipla nasce proprio da quest'idea di generare il primo people mover. Questa parola ci entusiasmava molto perché alludeva a un concetto proprio di servizio più che di automobile. Si stava già puntando a creare un veicolo futuribile, realizzato con delle vere idee innovative, e quindi su questo non volevamo essere secondi a nessuno.
In più non eravamo proprio a digiuno di monovolumi perché realizzavamo già con il gruppo PSA una coppia di veicoli 7 posti sia su Lancia che su Fiat, il famoso Ulisse e Lancia Z. E quindi l'idea di Multipla nasce come alternativa ai monovolumi che costruivamo. Doveva essere compatto e doveva permettere un dialogo tra l'equipaggio, veramente simulando le condizioni di un salotto, di un loft. E queste metafore non furono mai perse di vista e fu chiamato appunto a prendere mano a mettere mano su questo progetto, partendo proprio dall'interno per arrivare a un esterno, cosa che normalmente non era la metodologia più in voga, per dare forma appunto a una vettura esperienziale in cui il viaggio fosse un po' come stare su un tappeto volante, la visibilità fosse portata alle migliori prestazioni e soprattutto queste 6 persone in fila per 3 potessero dialogare senza darsi gomitate addosso e devo dire è stato un lavoro con una sequenza perfetta, fatto di prototipi anche semplici, utilizzando pianali di legno e scocche in vetroresina, ma comunque sempre mosse da motori, per poter testare nei nostri spazi interni all'azienda, condizioni di manovra, di visibilità, e quindi prese forma un oggetto su cui tutto il management era già d'accordo perché aveva avuto modo di partecipare al progetto, di vederne i risultati anche parziali. Il pavimento fu realizzato con una lastra profilata anch'essa e con dei longheroni profilati, una tecnologia innovativa che permette di rullare con un percorso controllato dal computer l'acciaio in lastra e farlo diventare scatolato. È una immagine di stabilimento completamente diversa da quello dove si fa la lastratura, cioè con stampi e presse. È una fabbrica silenziosa che assembla e poi salda i pezzi uno con l'altro. È nata quindi un'idea di vettura modulare, in effetti per poterne fare una versione più corta, più lunga, più larga, è solo necessario variare il software e non variare le attrezzature, quindi questo è molto moderno. Io penso che la vera eredità della Multipla è ancora uno degli scenari che si attueranno a breve, circa proprio la flessibilità con cui verranno concepite le automobili. La 500 contemporanea è un lavoro di grande rivoluzione rispetto all'archetipo originale. È la miglior forma di rispetto per dedicare al progettista della 500 originale, ai progettisti della 500 con il team dell'ingegnere Giacosa, un progetto che si pensava gli sarebbe piaciuto a sufficienza, ovvero prendendo diciamo, il coraggio di stravolgere totalmente lo schema del package, della meccanica, ma non solo, anche stilisticamente senza fermarsi alla citazione di alcuni particolari. Per me la 500 era semplicemente un sogno richiamabile da alcune scomposizioni del volume, come una linea non di cintura, ma una linea appena sotto quella dei finestrini, capace di suddividere il volume superiore con quello inferiore. Ma la volontà di fare una quasi monovolume con un parabrezza molto proteso in avanti e di reinterpretare in maniera molto asciutta il frontale con questa nervatura a omega dell'anteriore sono state le uniche citazioni. Il resto è una storia tutta nuova, ma che è intrisa di questo saper fare che probabilmente è stato ereditato da me e dai progettisti di ingegneria direttamente proprio dai discepoli dell'ingegnere Giacosa. Questo è il vero tramandato di un'azienda, proprio attraverso come dire, l'impartizione di conoscenze, non tanto nel ripetere a pantografo le idee per come erano, per come erano state messe in tavola. La difficoltà di una rivisitazione, o qualcuno lo potrebbe chiamare un redesign, sono quelle di non riuscire come dire, a convincere sull'aspetto dell'usabilità, sull'aspetto di un disegno senza non sensi. In effetti la 500 richiama il modello del 57, ma lo propone in una maniera talmente attuale, moderna e non succube di alcune rimodellazioni e quindi convince perché è pienamente calata nell'epoca moderna. Lo stesso dimensionare la figura di chi la guida perfettamente centrata nel finestrino anteriore la rende un oggetto che piace perché ci si sente bene all'interno
si appare anche bene dall'esterno, e quindi questo è una cosa che gratifica chiunque la usi, di qualunque sesso, di qualunque taglia. Ed è stata la prima regola per disegnare quello che c'è attorno. Con la 124 Spider è stato affrontato un tema, se vogliamo, un po' più superficiale del disegnare una vettura di forte personalità su un veicolo diciamo in corso di ingegnerizzazione, fatto con un'altra azienda partner, e quindi l'asciuttezza dei segni della 124 Spider del 66, ovvero questa linea di carattere che si inerpica sulla maniglia e sfugge sul parafango, il posteriore a coda di rondine, in effetti due parafanghi del design di Tom Ciarda, convergono verso il centro. Insomma, ho cercato di dimensionare questa vettura su una geometria, un volume che potesse richiamare la 124 Spider dell'epoca, e ci siamo riusciti perché la forma molto più dinamizzata della moderna 124 con l'abitacolo spostato molto indietro rende il disegno che ricorda la 124 di allora molto più dinamico, molto più avvincente. Questo era già messo in preventivo. Heritage rappresenta oggi un integratore nel gruppo e nella moltitudine di marchi all'interno del gruppo, di promotore di iniziative, anche di suggeritore di soluzioni che hanno forte impatto sui nuovi modelli, sul modo di presentarli e di affiancarli con la storia. Quindi si vuole arrivare a una dimensione di ente che è sempre presente in ogni manifestazione, in ogni media drive, presentazione, forum, ed è sempre più ricercato dai colleghi dei brand nel sostenere azioni di diverso tipo, dalla comunicazione alla presenza di non solo di vetture del parco storico, ma anche di collegamenti veri con la storia che possono avvenire attraverso ricerche, consultazioni d'archivio. Con questo il nostro interesse è quello di fondare con i marchi sottolineati dalla dicitura classiche un vero mondo di servizi tra ricambi, restauri, certificazioni che già oggi offriamo su due marchi, Abarth e Lancia, e che domani apriremo ai due restanti marchi molto importanti, Fiat e Alfa Romeo. Siamo già in possesso di alcuni pezzi che restaureremo, parlo di pezzi importanti che offerti dalla casa madre e dal Dipartimento Heritage acquisteranno anche il valore di essere venduti ai felici possessori come nuovi e quindi venduti dalla casa madre. E poi il tema molto interessante di colmare alcune assenze, purtroppo molti veicoli non esistono più neanche in un esemplare, quindi non sto parlando di clonare ciò che già c'è, ma di restituire alla visione, all'apprezzamento del pubblico ciò che non esiste più, e quindi oggi grazie alle nuove tecnologie e alla collaborazione dei nostri dipartimenti e dei carrozzieri esterni sarà un piacere presentarvi delle rinascite vere e proprie. Ai giovani che si accingono a progettare automobili, a disegnare automobili, è chiaro che il mio consiglio è quello proprio di fare dei percorsi che siano di apertura e di grande, come dire, scoperta, mantenere la curiosità. Il design dell'automobile spesso viene concepito come forma avvincente, come un portfolio, una cartellina piena di disegni di gran turismo nelle quali non si sa neanche come entrarci. Invece il mio consiglio è quello di cominciare a disegnare ciò che è veramente attaccato al corpo, quindi parliamo di come si comanda e se questo passerà di moda, e cominciare a capire dove si starà seduti e su che cosa si galleggerà. Quindi è importante partire dalla progettazione di ciò che è vicino più che ciò che è più distante in un automobile.